Adesso possiamo dare inizio allo spettacolo con il corpo di ballo della comunità ellenica di Parma e Reggio Emilia, che si esibirà con una serie di danze tradizionali da varie regioni della Grecia, danze che verranno eseguite in costume. Il gruppo è composto in maggioranza da italiani filogreci e si esibisce con costumi tradizionali di diverse regioni. Conta un elevato numero di partecipazioni in diversi eventi e in contesti nazionali e internazionali, ripresi anche dalle televisioni greche e italiane. Il gruppo è stato fondato nei primi anni 2000 e fra le comunità elleniche è l'unico corpo di ballo di danze tradizionali greche riconosciuto in Italia. Il gruppo è diretto dal maestro di danze tradizionali greche Zakarias Kripotos, conosciuto anche come Achis. Questa sera si esibiranno nella prima parte dello spettacolo in alcune danze tradizionali provenienti dalle diverse regioni greche. Vi leggerò, prima di ogni danza, una breve introduzione redatta dal maestro Achis. Il primo ballo presentato si intitola Endeka ed è un ballo della regione della Macedonia. Si balla nella zona di Kossani. Endeka in greco è il numero 11. Durante il dominio dell'impero ottomano, infatti, era l'ultimo ballo che poteva essere ballato, appunto verso le 11 di sera, poiché più tardi c'era il coprifuoco. Entra il gruppo della comunità ellenica di Parma.
prossimo ballo si intitola Kalamatianos o Sirtos. È uno dei balli più famosi e popolari in Grecia. Troviamo riferimento a questo ballo addirittura nell'Iliade di Omero, che narra di tre rappresentazioni.